Chiusure idriche a Pescara e Chieti, chi sono i veri responsabili? Stamani Domenico Pettinari, capogruppo consigliere di Pettinari, sindaco e presidente del movimento politico Pettinari per l'Abruzzo, con i consiglieri comunali Artese e Di Pillo e diversi cittadini, è sceso in strada davanti al comune di Pescara per manifestare contro l'emergenza idrica che, dice, sta creando notevoli disagi nella città di Pescara e non solo, dove anziani, disabili, fragili e bambini sono costretti a fare i conti con un disservizio enorme. Hanno partecipato alla manifestazione anche i coordinatori di area del movimento politico. Ci sono tantissime famiglie che stanno per tantissime ore al giorno senza la risorsa idrica, ormai da decine e decine di giorni. Questo non è da un paese civile, ma capiamo un attimino come viene gestita la risorsa idrica. L'ACA è semplicemente un braccio operativo, c'è un ente regionale che è l'ERSI, che è l'ambito territoriale che fa controllo e vigilanza e programma anche i fondi, quindi Regione Abruzzo nomina i vertici dell'ERSI. L'ASSI è quel tavolo famoso dove dovrebbero sedere tutti i sindaci della provincia di Pescara con a capo il presidente dell'ASSI, che è l'assemblea dei sindaci, il presidente della provincia. Ora la domanda che noi ci poniamo, l'ASSI, l'assemblea dei soci dei sindaci, dove i sindaci devono sedere e dare l'indirizzo politico per risolvere i grandi problemi della carenza idrica, si è mai riunito? A noi risulta quasi mai. Allora, perché questo organismo non si riunisce? Perché si continua a chiedere ancora dei tavoli di confronto, di concertazione, quando esiste un tavolo istituzionale che si chiama ASSI, Assemblea dei Sindaci, e non viene riunito? Prima cosa. Seconda cosa, io ho fatto battaglie grandissime in Regione Abruzzo chiedendo fondi per riparare le reti colabrodo, perché ancora abbiamo reti colabrodo che perdono oltre il 50% dell'acqua immessa. Regione Abruzzo ha intercettato dei fondi, ha chiesto pochi fondi col PNR. Sono 65 milioni di euro, di cui 13 milioni di euro per la provincia di Pescara. Sono pochi. Ora io mi chiedo, il sindaco di Pescara e gli altri sindaci hanno chiesto a Regione Abruzzo di intervenire sulla programmazione nazionale europea per attrarre i fondi pubblici e il rifacimento delle reti. Ci risultano che della nuova programmazione poco, quasi nulla sta per il rifacimento delle reti colabrodo, di queste somme importanti, e la gran parte, la maggioranza sta per la depurazione e per le fogne. Questo è un altro problema, ma perché non si discutono queste cose? Pettinari si rivolge alla Regione Abruzzo con richieste ben chiare. Allora basta, basta, c'è bisogno che la Regione Abruzzo si rimbocchi davvero le maniche e stanzi soldi, chiedendo soldi al governo nazionale. Almeno servirebbero 350-400 milioni di euro per l'intero Abruzzo per mettere a norma tutte le reti colabrodo. Servirebbero almeno altri 10-20 milioni di euro per mettere a norma le reti colabrodo della città di Pescara. E poi non si possono dire ai cittadini montate l'autoclave, quando alcuni stanno facendo il grande sacrificio, ma altri non hanno il posto dove metterlo. E poi, se non c'è l'acqua, tu monti l'autoclave, gli autoclavi non si ricaricano.